Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare mi raccomando iscrivetevi al canale e adesso vi lancio anche una piccola challenge. La missione è superare i 300 iscritti ed ecco che cosa dovete fare. Chi è già iscritto al canale deve semplicemente fare un po' di passaparola, convincere amici, parenti, appassionati di cinema o di birra artigianale a iscriversi al canale YouTube La versione di Barley. Questi nuovi iscritti dovranno commentare questo video o qualsiasi altro video presente sul canale e nel commento dovranno scrivere: ciao, mi sono iscritto, iscritta, perché me l'ha consigliato la persona X. Superati i 300 iscritti, estrarrò tre nomi tra tutti quelli che hanno lasciato questo commento e queste tre persone vinceranno una cena per due nel pub di birra artigianale più vicino a casa loro. Ovunque siate in Italia, basta che mi dite dove abitate, io vi mando a cena fuori. Non solo, anche le persone che vi hanno consigliato di iscrivervi vinceranno una cena per due, quindi sto mettendo in palio sei cene per due persone in un pub di birra artigianale ovunque in Italia. Missione: superare i 300 iscritti. Forza! Oggi parliamo di un film uscito al cinema di recente, il 2 giugno scorso. Il titolo del film è Spider-Man Across the Spider-Verse, scritto e prodotto per Marvel, Sony e Columbia da due geni del cinema contemporaneo americano, che sono Phil Lord e Christopher Miller. Vai con la sigla! Camera and motherfucking sound! Prima di iniziare a parlare di Spider-Man Across the Spider-Verse è doveroso fare un piccolo prologo sulle menti che hanno partorito questo fantastico viaggio nel multiverso della creatività. Phil Lord e Christopher Miller entrano nei radar di Hollywood nel lontano 2009, quando viene affidato loro l'adattamento di un libro illustrato per bambini la cui prima edizione risale al 1978. Il titolo del libro è Cloudy with a Chance of Meatball, scritto da Judy Barrett e illustrato dal marito Ron Barrett. Il titolo letteralmente vuol dire nuvoloso con probabilità di polpette e parla di una cittadina dove letteralmente piove cibo. Gli abitanti di questa cittadina diventano ingordi perché il cibo gli cade letteralmente dal cielo, finché un giorno la natura non gli si rivolta contro, facendo cadere sulla città una quantità abnorme di cibo, costringendo a fuggire. Il libro ha vinto decine di premi ed è considerato uno dei migliori 100 libri illustrati per bambini della storia. La morale è abbastanza chiara: non bisogna dare per scontato il cibo e bisogna ovviamente consumarlo con parsimonia. Miller e Lord hanno preso questo leccatissimo e innocuo libro per bambini e lo hanno trasformato in uno dei film di animazione più geniali degli ultimi 20 anni. Piovono polpette, uscito nel 2009, è un film di animazione assolutamente geniale e la cosa che colpisce di più di questo film è il suo ritmo. Non solo il ritmo, ma anche lo stile di animazione. Siamo proprio di fronte a un film che diventa una voce fuori dal coro, perché nel 2009 siamo in pieno monopolio Pixar. In quell'anno, nel 2009, era uscito Up e la Pixar veniva da successi planetari come Ratatouille, Alla ricerca di Nemo, Monster & Co., Wall-E, e aveva dettato uno standard di animazione molto pulito. Erano letteralmente dei film animati. Piovono polpette, invece, è animazione pura, ma animazione folle, maleducata. Anche le proporzioni dei personaggi e il modo over the top in cui si muovono è assolutamente fuori dal coro. E infatti nel 2013 arriva il sequel, Piovono polpette 2, dove Miller e Lord riescono a migliorare tutti i concetti del primo film e addirittura esagerare ancora di più, creando un universo di animacibi estremamente creativo. Ma è nel 2014 che i due genietti fanno il botto, perché quell'anno esce The Lego Movie. Vi confesso che quando ai tempi sono andato al cinema a vedere The Lego Movie ci andai solo perché convinto da mio figlio, che all'epoca aveva 4 anni, e sinceramente non sapevo bene cosa aspettarmi e davvero ne rimasi folgorato.
E proprio in questo film ho iniziato a intravedere quelle che sono le caratteristiche di Miller e Lord come autori. Loro infatti riescono a partire da un concetto estremamente infantile, come un libro per bambini o i mattoncini Lego, e trasformarlo in una profonda analisi della presa di coscienza del sé, di se stessi. The Lego Movie è un compendio di follia creativa. Ci sono decine di personaggi, davvero non si riescono a contare quanti personaggi ci sono sullo schermo. La sceneggiatura è solida, il tema è molto forte, si ride, ci si emoziona, davvero un film impressionante. Miller e Lord vengono notati dalla Hollywood che conta, cioè la Disney, e la Disney appunto gli affida il film su Han Solo. Ma i due genietti sono troppo avanti per la Disney, che a poche settimane dall'inizio delle riprese li licenzia, affida il film a Ron Howard, che girerà uno dei film più brutti della storia di Star Wars. E arriviamo al 2019, anno in cui la Sony, con cui Miller e Lord avevano già lavorato per Piovono Polpette, affida loro un progetto sulla carta senza senso. Sono passati solo 2 anni dal mega successo di Spider-Man Homecoming e stava per uscire Spider-Man Far From Home, quando la Sony mette in mano a Miller e Lord il progetto di un film di animazione su Miles Morales, che è una versione alternativa di Spider-Man, dove Spider-Man, invece di essere Peter Parker, è un ragazzo di colore che appunto si chiama Miles Morales. Qualsiasi altro essere umano sul pianeta cinema, secondo me, si sarebbe limitato a fare il compitino, cioè adattare il fumetto, e poi sperare che il film trovasse una sua mini collocazione nell'universo Sony, che tra l'altro aveva sfornato dei veri e propri disastri come gli Amazing Spider-Man e i film di Venom. E poi, che cosa c'è da dire di nuovo su Spider-Man? Un'altra morte dello zio Ben? Un'altra parafrasi del da grandi poteri, grandi responsabilità? Ma Miller e Lord, l'ho già detto e lo ripeto, sono due maledetti geni e hanno preso tutto ciò che rende banale Spider-Man come concetto narrativo, lo hanno messo in un frullatore e hanno tirato fuori Spider-Man Into the Spider-Verse. Ricordo che ai tempi, quando sono uscito dal cinema dopo aver visto questo film, non solo ero convinto di aver visto il film definitivo su Spider-Man, ma ero assolutamente convinto di aver visto il film che avrebbe rivoluzionato il mondo dell'animazione. Il primo Spider-Man di Miller e Lord è completamente ispirato alla street art. È pieno di forme irregolari, bozzetti, disegni appena accennati, e la storia è un vero e proprio manifesto dei loro temi autoriali. In tutti i film di questo incredibile duo creativo c'è il tema del personaggio che sente un forte cambiamento dentro di sé, ma teme che questo cambiamento possa rovinare o addirittura distruggere la realtà che lo circonda. E invece è proprio accettando quel cambiamento e renderlo tuo in modo estremamente personale che il mondo si accorgerà di te per quello che sei e tu finalmente troverai il tuo posto nel mondo. E questo tema non è altro che il crescere, il passare da bambino ad adolescente e poi adulto, una trasformazione dolorosa fatta di percorsi tortuosi, di scelte difficili, di oggetti che fino a ieri ti dicevano qualcosa e che invece oggi non hanno nessun significato. Peter Parker o Miles Morales cambiano perché vengono morsi da un ragno radioattivo, ma ognuno di noi cambia nella vita anche senza ragno e deve sviluppare dei poteri per vivere questa grande avventura che è la vita. In più, in questo film Miller e Lord giocano con l'idea: ma perché un solo Spider-Man? C'è Peter Parker, c'è Miles Morales, ma inventiamocene altri 10, 100, trasformando così la concorrenza in un valore aggiunto. Ed ecco che entrano in scena personaggi fantastici come Spider-Gwen, il geniale Spider-Ham, che poi è il maialino dei Looney Tunes, e Spider-Noir, un uomo ragno in bianco e nero, riflessivo e doppiato da Nicolas Cage. Ma cosa volete di più? Se non avete mai visto Spider-Man Into the Spider-Verse, correte subito a recuperarlo, perché adesso passiamo al pezzo forte di questo video, cioè la recensione del sequel Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse spiazza già all'inizio, perché invece di concentrarsi su Miles Morales si concentra su Spider-Gwen, che è una donna ragno di una terra alternativa che dopo i fatti del primo film vive una profonda crisi personale.
Già, perché nel primo film tutti questi Spider-Man che si incontrano condividono il bello e il brutto di avere quei poteri e quindi quelle determinate responsabilità, sentendosi finalmente per la prima volta non dei lupi solitari. È proprio per questo Gwen è in crisi, le manca il suo amico Miles, o comunque le manca quella possibilità di condividere quello che è lei veramente, cioè la donna ragno. In più, a complicare le cose, ci si mette suo padre, che è il capitano della polizia, che dà la caccia alla donna ragno senza sapere che si tratta di sua figlia. Ma il segreto sull'identità di Spider-Gwen cade una notte in cui il padre riesce a braccare la ragazza e Gwen, per cercare di farlo ragionare, si toglie la maschera e gli rivela di essere la Spider-Woman a cui lui sta dando la caccia. E il padre, contro ogni aspettativa, decide di volerla arrestare lo stesso. In quel momento il mondo crolla attorno a Gwen, perché sembra davvero non esserci in tutto il multiverso del mondo degli Spider-Man un mondo in cui lei può semplicemente essere se stessa. In suo aiuto arrivano altri Spider-Man da un altro universo, nello specifico l'universo di Nueva York, e questi nuovi Spider-Man le dicono che esiste una vera e propria Spider Society con il potere di viaggiare nel multiverso e il compito di tenerlo in equilibrio. Gwen quindi decide di abbandonare la sua realtà e il suo universo, e quindi anche suo padre, che era lì pronto ad arrestarla, e si unisce alla Spider Society. Arriviamo quindi a seguire le vicissitudini di Miles Morales, che è impegnato su due fronti piuttosto complessi. Da una parte gli risulta sempre più difficile nascondere la sua identità di uomo ragno ai suoi genitori. Dall'altra deve dare la caccia a un nuovo cattivo in città, e questo nuovo cattivo è la Macchia. La Macchia è un personaggio fantastico perché non è un vero e proprio cattivo, almeno all'inizio del film. È semplicemente un imbranato che per puro caso ha acquisito dei poteri e decide di usarli per rapinare i bancomat. Non è nemmeno pienamente cosciente dei suoi poteri. E con il proseguo del film capiamo che è stato proprio Miles a creare la Macchia negli eventi del film precedente. Nel film precedente, infatti, tutta la storia girava attorno ad un acceleratore di particelle che creava brecce nel multiverso. Miles provoca l'esplosione di questo acceleratore di particelle e uno scienziato rimane coinvolto in questa esplosione e diventa appunto la Macchia. Quando la Macchia si rende conto che è stato proprio Miles a crearlo, inizia a nutrire nei suoi confronti un odio viscerale. La Macchia accusa Miles di averlo trasformato in un freak, lo accusa che per colpa sua ha perso la famiglia, ha perso il lavoro, e quindi decide di giurargli vendetta. La Macchia così decide di viaggiare nel multiverso e in ogni universo che va a visitare vuole ricreare l'incidente che lo ha generato, e ogni volta che ricrea l'incidente i suoi poteri aumentano a dismisura fino a diventare una minaccia non solo per l'universo di Miles ma per tutto il multiverso nel suo intero. In aiuto di Miles arriva Spider-Gwen, che gli parla della Spider Society e della possibilità di entrare a farne parte. Miles è entusiasta al pensiero di entrare a far parte di una società di Spider-Man. Lui si sente solo al mondo e quella gli sembra la soluzione a tutti i suoi problemi. Ma tra Miles e la Spider Society entra a gamba tesa Miguel O'Hara, detto anche Spider-Man 99, uno Spider-Man estremamente oscuro che nel proseguo del film adotterà degli atteggiamenti davvero villain. E in questo punto del film si apre la linea narrativa più interessante. Miguel infatti dice a Miles che lui non sarebbe dovuto diventare Spider-Man. Gli spiega che nel multiverso esiste un cosiddetto canone, cioè una serie di eventi che si devono necessariamente ripetere per mantenere l'equilibrio. Nel caso di Spider-Man, gli eventi canonici sono il morso del ragno, la morte dello zio Ben e la morte di un capitano della polizia, che il più delle volte è il capitano Stacy, cioè il papà di Gwen. Ma nell'universo di Miles uno Spider-Man c'era già ed era proprio Peter Parker. Infatti il ragno che ha morso Miles era destinato a un'altra terra, a un altro universo. Quindi adesso c'è una terra in cui un potenziale Spider-Man non ha mai ricevuto i suoi poteri. La situazione si complica quando Miles, dopo una meravigliosa scena di azione a Mumbattan, cioè una città a metà tra New York e Mumbai, salva il capitano Stacy di quell'universo. Si viene così a creare un'anomalia, una breccia nel canone che rischia di distruggere quella realtà. Miguel decide che Miles è un pericolo per il multiverso e lo vuole imprigionare a Nueva York. Miles ovviamente non ci sta e vuole tornare nel suo universo, anche perché in un transfert visionario con la Macchia ha avuto una disturbante visione del futuro in cui la Macchia non solo
distrugge la New York del suo universo, ma uccide proprio il papà di Miles, che nella realtà del suo universo sta per diventare capitano, quindi è il canone che si sta ripetendo. Dopo un'altra scena d'azione spettacolare in cui vediamo centinaia di Spider-Man dare la caccia a Miles Morales, il ragazzo riesce a tornare a casa grazie ad una macchina a forma di ragno che, leggendo il tuo DNA, ti rispedisce nel tuo universo di appartenenza. Miles torna a casa e confessa alla madre di essere Spider-Man. Lo fa un po' per togliersi questo peso di menzogne che contraddistingue la sua vita, ma lo fa soprattutto per spezzare questo canone che vuol dire anche la morte di suo padre. Ma quello non è l'universo di Miles, perché la macchina ragno di New York ha sì letto il DNA del ragazzo, ma ha anche letto il DNA del ragno che l'ha morso e quindi lo ha spedito nell'universo di provenienza di quel ragno, dove c'è un altro Miles Morales che però non è diventato Spider-Man. E qui mi fermo perché dovete assolutamente correre ad andare a vedere questo film. Spider-Man Across the Spider-Verse è un film pazzesco. Allora, non è perfetto perché non è autoconclusivo. È l'episodio 2 di una trilogia, il film letteralmente non finisce, finisce all'improvviso con un climax pazzesco ed è estremamente legato al primo episodio, quindi non è un film che puoi guardare così da solo. Può anche dare fastidio questa cosa, ma se si supera questo piccolo problema è davvero un film impressionante. Visivamente, se il primo film aveva rivoluzionato l'animazione, qui siamo 100 anni avanti. Gli artisti che hanno lavorato in questo film hanno fatto qualcosa di incredibile, hanno usato tutti gli stili possibili e immaginabili: matita, acquerello, street art, astrattismo. Ci sono addirittura delle scene in cui i colori della scenografia cambiano in base all'importanza delle cose che dicono i protagonisti e in base al loro umore. Davvero cose mai viste. E da un punto di vista narrativo, Miller e Lord, come sempre, non deludono. L'idea del canone è geniale perché prende tutto ciò che rende banale Spider-Man e lo trasforma in regole da seguire, cioè praticamente la metafora della Disney. Per poi arrivare a Miles Morales, che quelle regole del canone le vuole spezzare. Proprio lui che non sarebbe dovuto diventare Spider-Man, e quindi lui stesso è un errore nel canone. E anche qui, che metafora dell'adolescenza, del diventare adulti. Il dover rispettare certe regole, lo studio, la scuola, la famiglia, senza la possibilità di trovare modi propri, vie personali, di cercare la propria personale felicità. C'è una scena meravigliosa in questo film in cui Miles e Gwen sono seduti a testa in giù e guardano New York davanti a loro e parlano della possibilità di avere una relazione, di stare insieme. Per loro guardare il mondo a testa in giù è una cosa assolutamente normale, mentre per il mondo vederli a testa in giù è una cosa completamente assurda. E questo cercare un attimo di normalità, di intimità in un contesto così singolare è davvero emozionante. E in questo film ci vengono presentati dei nuovi Spider-Man veramente fighissimi. Spider-Man 99, l'ho già nominato, è estremamente dark e anche mezzo vampiro ed è veramente affascinantissimo. C'è uno Spider-Man indiano in perfetto stile Bollywood, uno Spider T-Rex, madonna quanto vorrei vedere un film solo su di lui, e lo cito per ultimo ma solo perché è il più figo di tutti, uno Spider-Punk, cioè uno Spider-Man punk che combatte schitarrando una vecchia e marcia chitarra elettrica con la cresta punk e realizzato visivamente con la tecnica dello shredding, cioè dello strappo, tipica delle vecchie fanzine indie punk e di tutto l'artwork dei Sex Pistols. Altra menzione speciale va alla colonna sonora di Daniel Pemberton, che ha creato un mix di power pop, rumori della città e interferenze sonore che creano un mondo tutto loro. Il mondo dell'animazione sta cambiando e secondo me sta cambiando perché il pubblico dell'animazione sta cambiando. Il mondo dei cosiddetti ragazzi negli ultimi anni, dalla pandemia in poi, ha attraversato talmente tante fasi da essere diventato un target molto difficile da inquadrare. Sono sempre più convinto che personaggi come Spider-Man o i supereroi in generale debbano essere un viatico per lanciare ai nostri ragazzi dei messaggi forti, dolorosi. Non dobbiamo trattare i nostri ragazzi come se non fossero in grado di reggere l'urto della vita, tutt'altro. La metafora del canone da spezzare, secondo me, vuol dire proprio questo, cioè spezzare questa catena di iperprotettismo in cui abbiamo chiuso i nostri ragazzi. Miles Morales può essere nostro figlio, lasciamogli lo spazio di essere Spider-Man e di vivere i suoi poteri nel modo più libero possibile.
E chiudo dicendo che, parlando di multiverso, che è il tema attualmente più trattato in tutto il cinema contemporaneo americano, questo film detta legge per tutti. Quindi, ciao ciao Disney. Spider-Man Across the Spider-Verse è un film consigliatissimo, correte al cinema a vederlo. E adesso ci abbiniamo una birra punk. La birra che ho deciso di abbinare a Spider-Man Across the Spider-Verse è una birra storica. È una birra che, come questo film, ha spezzato il mondo dell'animazione dettando legge e mostrando nuovi orizzonti. Questa birra ha spezzato il mercato delle birre mondiali, partendo dalla Scozia e invadendo il globo intero. Sto parlando della Punk IPA, che qui in Italia chiamiamo tutti Punk IPA perché siamo dei caproni, ma chiamiamola Punk IPA e chi se ne frega. La Punk IPA esce nel 2006 e io non mi scorderò mai la campagna pubblicitaria di BrewDog di quel tempo. C'era una ghigliottina in perfetto stile rivoluzione francese e c'era una bottiglia di Punk IPA con il cappuccio da boia, e stesa sulla ghigliottina c'era una bottiglia di Stella Artois e sotto c'era la scritta Join the Craft Beer Revolution. Punk IPA vuol dire questo, Punk IPA vuol dire rivoluzione. È stata la prima vera IPA luppolata, amara, profumata, che ha spezzato il mercato in due, come questi due film di animazione di Miller e Lord, e immagino anche il terzo, stanno spezzando le stantie catene dell'animazione. Spider-Man Across the Spider-Verse, al cinema andate perché spacca, abbinato a Punk IPA, birra da rivoluzionari veri. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.